celebriamo la festa della Santa Famiglia di Nazareth, bellezza e fragilità della famiglia. Anche nella vita, bellezza e fragilità camminano insieme, come nel racconto del Vangelo di Luca, nelle raccomandazioni sapienti del Siracide, nelle parole intense dell'Apostolo alla comunità di Colosse. Questa celebrazione dà inizio anche al giorno santo della domenica, memoria della Pasqua del Signore, ed è invito a rallegrarci per l'annuncio che rinnova la nostra fede e ravviva la nostra speranza. Iniziamo la celebrazione vigiliare con il rito della luce e l'inno dei Vespri. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Signore, il mio cammino, sola speranza nella lunga notte. Se l'animo vacilla o si impaura, rinvigorisci e salva. Signore, il mio cammino, sola speranza nella lunga notte. O viva fiamma nella mia lucerna, o Dio mia luce. Illumina, Signore, il mio cammino, sola speranza nella lunga notte. Piena di grazia, Maria, tu nutri al tuo seno e baci il Verbo eterno di Dio, che in te prese forma di stirpe di Davide,
l'inizia di un popolo nuovo. Di tutti ascoltate la voce che implora con piena fiducia. Da Dio benedetta, ottienici fede e amore, le case si aprano liete al figlio che porta speranza. Rimanendo in piedi, recitiamo il responsorio che segue all'inno. La grandezza e la potenza di Dio nella Vergine si manifestano. L'Altissimo volle abbassarsi a nascere. Perché in questa umiltà la maestà divina rifulgesse. Perché in questa umiltà la maestà divina rifulgesse. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Annuncio della risurrezione del Signore nostro Gesù Cristo secondo Giovanni. Maria stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?» Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via, tu dimmi dove l'hai posto, e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbuni», che significa «maestro». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore», e ciò che le aveva detto.
Cristo Signore risorto. Rendiamo grazie a Dio. Così lo Spirito dice alle chiese, al vincitore darò da mangiare dell'albero della vita. E sta nel paradiso di Dio. Alleluia. In te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce. Che sta nel paradiso di Dio. Alleluia. Dio di misericordia, dona ai tuoi figli che già si allietano di aver oltrepassato nella grazia pasquale la miseria della debolezza umana, di aderire sempre più nella fede e nella carità a Cristo risorto e Signore, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio onnipotente, che hai mandato tra noi il tuo unico e dilettissimo Figlio a santificare i dolci affetti della famiglia umana e a donare con la sua immacolata condotta e con le virtù di Maria e di Giuseppe un modello sublime di vita familiare, ascolta la nostra preghiera. Concedi ai coniugi le grazie della loro missione di sposi e di educatori e insegna ai figli l'obbedienza che nasce dall'amore. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedicimi, Padre. La parola del Sapiente ci illumini e ci giovi a salvezza. Lettura del libro del Siracide. Onora tuo padre con tutto il cuore e non dimenticare le doglie di tua madre. Ricorda che essi ti hanno generato. Che cosa darai loro in cambio di quanto ti hanno dato? Con tutta l'anima temi il Signore e abbi riverenza per i suoi sacerdoti. Ama con tutta la forza chi ti ha creato e non trascurare i suoi ministri. Anche al povero tendi la tua mano, perché sia perfetta la tua benedizione. La tua generosità si estenda a ogni vivente, ma anche al morto non negare la tua pietà. Non evitare coloro che piangono e con gli afflitti mostrati afflitto. Non esitare a visitare un malato, perché per questo sarai amato. In tutte le tue opere ricordati della tua fine
e non cadrai mai nel peccato. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ci alziamo e acclamiamo il Signore, parola di vita. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombe, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dallo Spirito si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo.
La prima orazione con cui abbiamo aperto la liturgia di questa festa è depistante, e in genere tutta l'eucologia non mi trova molto d'accordo nell'interpretare la festa della famiglia di Nazareth. Non è una festa del bell'esempio della famiglia di Nazareth, è invece una festa cristologica, perché la vicenda di Gesù, che per buona parte della sua esistenza, fino agli ultimi anni, quando si fa discepolo di Giovanni il Battista, non è semplicemente una bella famiglia da imitare, non è questo che la storia del Vangelo ci insegna. Ci insegna piuttosto una spiritualità di Nazareth che tocca tutti i discepoli. Questa spiritualità di Nazareth era molto cara a Saint Charles de Foucault, canonizzato il 15 maggio dello scorso anno. La cercò quando ha cominciato ad avvicinarsi al cristianesimo, la cercò fino in fondo e la trovò alla fine nel farsi un tuareg in mezzo agli altri beduini del deserto. Perché quello che noi celebriamo in questa festa non è il rapporto di Maria, Giuseppe e il bambino Gesù come esempio da portare per le nostre famiglie. Certo, tutta la vita di Gesù è un esempio per la vita del credente, a partire dalla sua fede. La fede di Gesù, anzitutto, è ciò che dobbiamo imitare. Ma la cosa più importante è invece interpretare questo momento lungo, lunghissimo, sui 33-35 anni massimo di vita di Gesù. È un periodo che abbraccia almeno 30 anni. Interpretarlo come un periodo di svuotamento, di kenosi, direbbe l'Apostolo Paolo, riprendendo l'inno che era usato nella comunità di Filippi. Cristo Gesù, proprio perché di natura divina, si svuotò e prese su di sé la figura dell'uomo, dell'umano. Lo svuotamento che avrà il suo culmine nella croce è la festa che celebriamo oggi. Ed è un tema questo che si ambienta molto bene anche in queste domeniche dopo l'Epifania, in cui al centro sta la contemplazione delle manifestazioni di Dio in Gesù e soprattutto la contemplazione della condiscendenza di Dio in Gesù. La condiscendenza propriamente è espressa in greco come una partecipazione allo svuotamento, alla discesa di Gesù nella carne umana. E proprio la misura di questo amore che si svuota diventa l'emblema che raggiungerà il suo estremo sulla croce, ed è ciò che permette di guardare anche alla famiglia di Nazareth, e qui veniamo allora non semplicemente al bell'esempio di una famiglia, ma a una esperienza di fede davanti a questo bambino. I suoi genitori rimanevano stupiti di quanto accadeva attorno a loro. Questo è il problema, e questo è il problema di ogni discepolo: portare nella propria vita, anche nella vita
di padri e di madri, di sposi e di spose, di figli e genitori, portare in ogni circostanza di vita l'unicum di quello svuotamento di Gesù. Insomma, Nazaret nella vita di Gesù non è semplicemente una prefazione. Prima ci sono tanti anni vissuti tranquilli in famiglia, poi si allontana dalla famiglia, diventa discepolo di Giovanni il Battista. E invece già la missione di questo Gesù, figlio di Dio, che si fa uomo tra gli umani, nel lavoro, nella famiglia, nella vita domestica e persino in questa normalità di vita, ha da dire qualcosa appunto che riguarda la sua missione di Messia. Non sapevate, dice Gesù, a papà e mamma, secondo il racconto di Luca, quando il figlio Gesù permane a Gerusalemme in mezzo ai dottori e agli scribi del Tempio. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? E quindi Nazaret rimane per noi un riferimento, ma proprio un riferimento all'esperienza cristologica del Messia che celebriamo come Signore della nostra vita. Il mistero di Nazaret appartiene interamente alla forma della rivelazione che Dio ha scelto per portare a noi la sua salvezza. La forma evangelica è quella di guardare dunque a questa famiglia di Nazaret non come a un bell'esempio, ma come ai primi credenti davanti a Gesù che si svela nella quotidianità. E la forma evangelica di questa festa, veramente evangelica, unicamente evangelica, è proprio quella di vedere realizzata in Gesù la stessa natura umana che rivela il modo di essere di Dio nella natura umana e quindi con tutte le relazioni che questa natura umana porta in sé e che richiede esplicitamente di essere vissuta all'interno di queste relazioni con la novità di questo Gesù, Messia, crocifisso e risorto. Così dobbiamo prendere anche tutte le osservazioni sagge che ci sono date da Gesù Bensira in questa pagina che riguarda appunto le relazioni all'interno di una famiglia. Sono relazioni che non si danno semplicemente come obbligo morale, ma anzitutto come ripresa di quella pagina di Genesi secondo la quale l'umano, l'uomo, l'Adam e la donna sono stati pensati a immagine di Dio e quindi l'immagine di Dio sta proprio nella quotidianità di una vita di relazioni che la famiglia istituisce e vive. Per questo Gesù Bensira ripete il comandamento anzitutto: onora tuo padre con tutto il cuore, non dimenticare le doglie di tua madre, l'abbellisce un poco, ma al centro sta appunto il tema dell'immagine
che attraverso l'umano della famiglia noi viviamo come nuova relazione misurata sulla fede di colui che si fa umano tra gli umani. Ama con tutta la forza chi ti ha creato. Ecco il tema dell'immagine. Passa attraverso le relazioni umane della tua vita e ritorna alla figura che il libro di Genesi aveva espresso come immagine e somiglianza di Dio. E per dare un appello decisivo alla misura dell'umano, Gesù ben Sira conclude con due notazioni importanti. Condividi la sorte del malato, perché per questo sarai amato. Noi abbiamo nelle nostre opere di misericordia corporale la memoria di visitare gli infermi. Deriva proprio da questo tema dell'immagine. La nostra vita umana è limitata. La relazione umana però può diventare solidarietà nell'infermità. E poi l'altra misura: in tutto quanto fai, ricordati della tua fine e non cadrai mai nel peccato. Misura cioè la tua esistenza non con la sicumera di chi pensa di avere tutto nelle proprie mani, ma invece con l'umiltà di chi si affida a un Dio che ci ha messo in vita, non per sempre in questa vita, ma con il baratro della morte, un baratro da coprire, da riempire anzitutto attraverso l'affidamento a Dio. È bello dunque che in questa festa della famiglia di Nazaret noi siamo portati subito a quella narrazione di Luca che riguarda la sua presentazione al Tempio come bambino maschio da riscattare, il riscatto secondo la legge. Doveva essere un agnello o un capretto per la famiglia abbiente. Maria e Giuseppe fanno parte delle famiglie povere e allora offrono in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, colombe. Sono famiglia povera. Nella povertà, dunque, il Figlio di Dio vive la sua fanciullezza e giovinezza. E tutto questo è fatto come prescrive la Torah, fino in fondo, perché la Torah dice che ogni maschio sarà consacrato al Signore, riscattato per il Signore, e quindi anche Gesù lo è, come tutti. E la cosa è ripetuta più volte in questo racconto lucano, perché tutto si compia secondo quanto la Torah aveva prescritto. E così anche il canto di Simeone, che noi usiamo in tutta la preghiera di compieta, tutte le sere ripetiamo durante la preghiera di compieta questo cantico di Simeone, quasi a ricordare che la nostra sera, questo abbandono nel sonno, deve diventare un simbolo che ricorda a noi l'abbandono della nostra vita nella morte, oltre la morte. E Simeone, il cui nome ricorda il grande Simeone, il giusto, il sommo sacerdote che muore in contemporanea con la vita di Gesù ben Sira nel 196 prima di Cristo, anche questo Simeone che lo ricalca nelle orme come uomo pio e giusto, prega facendo della sua vita ormai sulla soglia della morte un segno vivo della fede
del discepolo. Ora puoi lasciare Adonai, quel Signore di cui parla è Adonai, non dimentichiamolo. Ora puoi lasciare, o Adonai, che il tuo servo vada in pace, muoia in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi ormai hanno visto, secondo la tua promessa, il tuo Messia, preparato da te davanti a tutti i popoli, luce per tutte le genti, gloria del tuo popolo Israele. Ricchissimo questo canto. E sarebbe proprio da prendere parola per mostrare il senso della storia della salvezza, vissuta da questo Simeone ormai in attesa della morte, preparata nella nostra vita ogni sera nell'abbandono del sonno, simbolo, attesa di quella morte, perché tutto si compia secondo quanto la legge del Signore ha stabilito. Ecco, dentro questo disegno, il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di Lui. Dobbiamo anche noi stupirci di tutto quanto il Signore Gesù ha fatto a Nazaret, in quegli anni di silenzio, di lavoro, di vita quotidiana. Perché la vita quotidiana, come la vita di famiglia, può essere una vita piena di discepolo del Vangelo. Possiamo vivere fino in fondo, pienamente, il Vangelo nella nostra vita di famiglia. Fratelli e sorelle, guardando al Signore Gesù che svuota il suo essere Dio nella nostra umanità quotidiana, impariamo da Lui a vivere le nostre relazioni familiari. Preghiamo insieme e diciamo: Signore, insegnaci il tuo amore. Signore, insegnaci il tuo amore. Al di sopra di tutto vi sia l'amore, che è il vincolo della perfezione. Perché nelle nostre famiglie impariamo a volerci bene, sul modello della Santa Famiglia di Nazaret, noi ti preghiamo. Signore, insegnaci il tuo amore. Per le famiglie che vivono situazioni di divisione, di conflitto o di dolore, l'amore del Signore li aiuta a ritrovare la luce che ha illuminato la loro scelta e il loro cammino. Noi ti preghiamo. Signore, insegnaci il tuo amore. Per i fidanzati e le giovani coppie, sappiano cercare e trovare l'amore profondo di Cristo che li ha uniti. Noi ti preghiamo. Signore, insegnaci il tuo amore. Per le nostre comunità parrocchiali, sempre più cresca la sensibilità pastorale verso le famiglie in situazioni difficili o irregolari, con segni reali di accoglienza e di accompagnamento in cammini di fede e di condivisione. Noi ti preghiamo. Signore, insegnaci il tuo amore. Per le nuove generazioni,
possono sempre trovare nella famiglia un valido sostegno per la loro crescita nell'amore. Noi ti preghiamo. Signore, insegnaci il tuo amore. Larga scenda la tua benedizione, o Padre di misericordia, sulle nostre famiglie, perché dal tuo provvido amore ricevano l'aiuto necessario nelle difficoltà della vita e, superato ogni affanno, si ritrovino insieme nella felicità della tua casa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Scambiamoci un segno di pace. Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio. Amen. Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo, tuo Figlio. Amen. Alziamo. Con l'essenzialità delle parole del simbolo apostolico rinnoviamo la nostra confessione di fede. Sottoponzio Pilato, crocifisso, morì e fu
Accogli, o Dio, questo sacrificio di salvezza e per l'intercessione della Vergine Maria e di San Giuseppe fa che le nostre famiglie vivano nella Tua amicizia e nella Tua pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Gesù, il tuo unico Figlio, venendo ad assumere la nostra condizione di uomini, volle far parte di una famiglia per esaltare la bellezza dell'ordine da te creato e riportare la vita familiare alla dignità alta e pura della sua origine. O famiglia nascosta ai grandi della terra e alla fama del mondo, più nobile per le sue virtù e non per la sua discendenza regale. In essa, o Padre, hai collocato le arcane primizie della redenzione del mondo. Per questo disegno di grazia, mentre guardiamo con venerazione e speranza gli esempi della Santa Famiglia, eleviamo a te, Padre, la nostra lode di figli. Osanna, Osanna nell'alto.
veramente santo, veramente benedetto, sei tu, o Dio. Tu ci hai voluto in comunione di vita col Figlio tuo, eredi con lui del tuo regno, cittadini del cielo, compagni degli angeli, se però conserviamo con fede pura il mistero cantato dalle schiere celesti. E noi, elevati a tale dignità da poter presentare a te, per l'efficacia dello Spirito Santo, il sacrificio sublime del corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo, tutto possiamo sperare dalla tua misericordia. Per la redenzione del mondo egli andò incontro liberamente alla passione, che ricordiamo con venerazione e con amore. E per istituire un sacrificio quale sacramento di imperitura salvezza, per primo offrì se stesso come vittima e comandò di ripresentarne l'offerta. Alla vigilia di patire per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, egli prese il pane e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e, alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Annuncerete la mia morte, predicherete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno, finché di nuovo verrò a voi dal cielo. Mistero della fede. O ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione, salvaci, o Salvatore del mondo. Obbedendo al divino comando, noi celebriamo, Padre, questo mistero e, ricercando nel convito del corpo del Signore una comunione inseparabile con Lui, ne annunciamo la morte. Manda noi, o Padre onnipotente, l'unigenito tuo Figlio, tu che ce lo hai mandato con amore spontaneo, prima ancora che l'uomo potesse cercarlo. Da te, che sei Dio ineffabile e immenso, lo hai generato Dio ineffabile e immenso a te uguale. Donaci ora, quale fonte di salvezza, il suo corpo che ha sofferto per la redenzione dell'umanità. Guarda propizio a questo popolo che è tuo possesso e a tutta la tua famiglia, che in comunione con il nostro Papa Francesco e con il nostro Vescovo Mario, rinnovando il mistero della passione del Signore,
proclama le tue opere meravigliose e rivive i prodigi che l'hanno chiamata a libertà. Tu che ora ci raduni col vincolo di un amore sincero, nell'unità di tutta la Chiesa, serbaci per il banchetto del cielo e per la partecipazione alla tua gloria, con la Beata Vergine Maria, San Giuseppe suo sposo, Sant'Ambrogio e tutti i santi, i nostri fratelli e le nostre sorelle che ci hanno preceduto nel mondo della risurrezione. Per il Signore nostro Gesù Cristo, nell'unità dello Spirito Santo, a te, o Padre, l'onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore Gesù a 12 anni cresceva in sapienza. Creati a immagine e somiglianza di Dio. E non abbiamo parola più bella per rivolgersi a tutti insieme a Lui, chiamandolo padre, madre, chiamandolo con i termini della famiglia, e noi riconoscerci tutti figli Suoi, senza distinzione di razza, di cultura, di religione, ma tutti figli di Dio. Per questo insieme, come Gesù ci ha insegnato, preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Recitiamo insieme l'antifona alla comunione. Madre di Dio, noi ti glorifichiamo, perché da te nacque Cristo Signore, che salva tutti quelli che ti onorano. Santa Madre di Dio, rendici a te somiglianti nella vita di grazia. Thank you.
padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Si apre qui, anche per Maria, lo spazio per camminare nella fede. Anche Maria, come ogni credente e ogni discepolo, ha percorso un suo cammino di fede sino ai piedi della croce. Ci alziamo e concludiamo la preghiera dei Vespri con il cantico della Beata Vergine. Maria conservava tutte queste parole, meditandole nel suo cuore. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. La potenza del suo braccio ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Colmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Maria conservava tutte queste parole, meditandole nel suo cuore. Preghiamo, o Dio Padre Santo, che ci hai nutrito con il pane della tua mensa e ci rianimi con l'esempio della Santa Famiglia. Concedi ai tuoi fedeli che attendono alla missione di sposi e di genitori di seguire sempre la legge dell'amore evangelico. Per Cristo nostro Signore. Amen. Buona domenica, ma soprattutto buona settimana, una settimana che ha alcuni appuntamenti
da tenere sott'occhio, perché oltre la festa del beato Andrea Carlo Ferrari, nostro vescovo all'inizio del XX secolo, grande vescovo, che ricorderemo in modo particolare nella celebrazione delle 17:30 del 1 febbraio, avremo poi la celebrazione il 2 di febbraio della festa della presentazione al Tempio, proprio la ripresa del Vangelo di questa domenica, in questa lettura di Luca, e la comprensione cristologica di quel momento, di questo Figlio di Dio che si svuota per portare noi alla piena dignità di figli. La festa sarà in modo particolare quella del 2 febbraio, rivolta a tutti i religiosi e le religiose che avranno lì la rinnovazione comunitaria del loro voto religioso, in un'occasione, quella appunto della presentazione al Tempio, molto in sintonia con il tema della consacrazione della vita a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. Amen.